Sicurezza delle reti. Allora, qua, come ho già detto prima, probabilmente non sono io la persona più adatta per farvi una lezione, nel senso che quando quando ci spostiamo su computer in rete, e cioè praticamente sempre adesso, in questa fase storica, tutte le cose che abbiamo detto finora si moltiplicano, cioè i problemi di sicurezza si moltiplicano, nel senso che le criticità di ogni singola macchina vanno a incrociarsi con le criticità di tutte le altre macchine con cui loro sono in collegamento. Ok? E quindi la sicurezza delle reti di computer, quindi dei computer connessi tra loro, è veramente un problema serio, tecnico, che richiede la competenza di un informatico, di un ingegnere o di un esperto appunto di sicurezza informatica. Io vi posso dare giusto qualche spunto di riflessione. Questa foto è abbastanza emblematica, è una battuta anche questa, tipicamente humor tipicamente nerd da informatici. Però in caso di cyber attack, di attacco cibernetico, spaccare il vetro e tirare i cavi, cioè che sembra una sciocchezza, ma in realtà è vero, nel senso che l'estrema ratio è questa, cioè io ho dei computer connessi, succede qualcosa che insomma, non mi suona giusta, stacco il cavo, cioè scollego il mio computer dalla rete, quindi almeno evito che il problema entri dalla rete verso il mio computer. Ok? Problema è che ormai c'è buona parte delle nostre macchine, e quando dico macchine intendo anche i cellulari, attenzione, i cellulari di oggi sono a tutti gli effetti dei calcolatori, dei computer. E quindi sono per loro natura connesse ad una rete, se no praticamente non farebbero nulla buona parte del loro mestiere, no? E quindi problema non da poco. Pensate a. Esatto, poi qua nell'immagine ci sono i cavi, ma ci sono casi in cui il cavo non c'è. E quindi in realtà siamo connessi a delle reti senza cavi. Questo ho fatto uno screenshot del wifi. Anche lì. Ci sarebbe da fare tutto un discorso sulla sicurezza proprio delle reti a cui ci connettiamo. Lo so che è la tentazione, ma quando andiamo in uno Starbucks, quando stavamo negli Stati Uniti, no? Andavi nei centri commerciali per usare la loro rete gratuita. No, certo, è gratuita, come tutte le cose gratuite, ovviamente avranno qualche, no? Qualche fregatura, qualche rovescio della medaglia. Cioè che sono un po' meno sicure. Poi è vero che adesso tutti i siti web hanno il protocollo HTTPS, quindi hanno di loro aumentato la sicurezza, no? Però intanto io mi sono connesso ad una rete che può avere, cioè, diciamo, in quella parte tra il mio computer e l'hotspot, può già avere una falla. E questo è uno screenshot appunto no, della classica tendina che si apre quando cerchiamo una rete wifi. E vedete, ce ne sono tre che sono lucchettate, vuol dire che per usare queste reti io mi devo autenticare, devo dire chi sono e mettere una password, ma c'è la classica costa hotspot, costa è una no, specie di catena di caffetterie americane o inglesi, mi ricordo, che è libera, sì. Poi a volte ti danno una password che scrivono sul muro, sullo scontrino, allora già lì è un po' diverso. Quelle che sono libere, completamente libere, ovviamente espongono un po' più ai rischi. Vi racconto una storia che non è una leggenda, ma è vera. Uno dei casi in cui si riescono a sniffare dati, sniffare, lo sniffing, riuscire a no, prendere dati in modo, come dire, sotterraneo, avviene negli hotel, nel senso che, allora, voi ipotizzate che questo, invece di chiamarsi hotspot costa, si chiami rete Hotel Belvedere, no? Hotel Belvedere o Hotel Miramonti sono i classici nomi che troviamo più o meno in tutte le località. Hotel Belvedere ci dice che la sua rete è gratuita, quindi non si preoccupi, vada in stanza e si connetta alla rete dell'Hotel Belvedere. Noi andiamo di sopra e troviamo una rete che si chiama Hotel Belvedere, che però ha una connessione un po' bassa, e poi sotto c'è Hotel Belvedere 2 che invece prende benissimo. E caspita, voi cosa fate? Vi connettete a Hotel Belvedere 2 perché dite, sarà sicuramente una seconda rete dell'Hotel Belvedere, però è più forte perché avrò qua vicino il modem.
Poi andate giù a chiedere alla reception e loro vi dicono: no, guardi, noi non abbiamo una rete 2, noi abbiamo una rete unica. Se lei la prende poco, ci spiace, ma purtroppo in questo hotel la connessione è un po' bassa. E quindi cosa vi viene il dubbio? Vi viene il dubbio che qualcuno abbia creato una rete finta, nel senso una rete, abbia messo in piedi in una stanza dell'hotel una rete, chiamandola semplicemente col nome, con un nome molto simile, ingannevole, e la l'abbia lasciata aperta. No, queste cose succedono, purtroppo, nel senso che vi invito a stare un po' attenti su questo, perché può succedere che in una stanza dell'hotel vicino alla vostra ci sia qualcuno che fa il furbetto, magari non con intento malevolo, però semplicemente per vedere cosa fanno gli altri. C'è un po' questa magari perversione e curiosità, però vuol dire che voi non vi siete connessi alla rete che vi hanno dato, alla rete dell'hotel, ma vi siete connessi alla rete di questo tizio che sta magari utilizzando un suo modemino di quelli portatili, e ha dato il nome a quella rete in modo volutamente, come dire, ingannevole, per attirare gente che si connettesse a quella rete. Adesso spero che non sia partita la paranoia, però è semplicemente per darvi uno spunto di riflessione, di maggiore accortezza. Allora, adesso io avrei previsto la visione di un piccolo video che si trova su YouTube, che è fatto molto bene e dura 5 minuti, ci aiuta anche un po' a spezzare la mattinata. E io lo potrei lanciare da qua, adesso, allora, che appunto si intitola La Cyber Security ed è fatto dal sito registro.it, è molto, molto bello, molto equilibrato.